Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Comic On Demand, il nuovo format della tua TV dove voi attraverso un sondaggio scegliete un argomento. L'argomento che prende più voti diventa il protagonista del mio nuovo monologo. Vediamo subito questa settimana chi ha vinto. L'argomento vincitore di questa settimana è sport, lo sport. Ah, volevo ricordarvi che questo programma è offerto da Ferrovie del Gargano, Gruppo Saccia, Carni Affini e Hamburgeria Gourmet. Lo sport è fondamentale, lo dicono anche i medici, lo sport è salutare, tutti dovremmo praticare sport perché ci fa stare bene, ci fa perdere peso e lo sport dovrebbe essere fatto già da piccoli. E infatti noi già da piccoli abbiamo le prime, diciamo, i primi contatti con lo sport. Io mi ricordo da piccolo volevo fare lo sport, ero appassionato, avevo due grandi passioni, due, il karate e il calcio. E solo che non sapevo né fare karate né calcio, infatti alla fine della giornata mi prendevano a calcio pure a karate mentre giocavo a calcio. Mi ricordo che da piccolo avevo il fisico, me lo poteva permettere lo sport. Io a 6 anni pesavo 60 kg, cioè era proprio una cosa assurda, e il medico disse devi fare sport. E mi ricordo la prima visita, mio padre mi accompagnò dal pediatra. Il pediatra all'ingresso disse prego prego faccia entrare il bambino, il problema è che lo disse a me. Entrai nella stanza, ma stavo scherzando, lì Santino Caravella, sì, stavo scherzando, si pesi, salgo sulla bascuglia, sulla bilancia e mi prescrisse di fare sport, tanto sport, mio padre disse dove vuoi fare sport, io dissi calcio e mi iscrisse alla scuola calcio, bella scuola calcio, bellissima esperienza con lo sport, la scuola calcio, bello, mi trattavano bene, mi ricordo il mister era molto fiero di me, sì, lui mi aveva messo un ruolo fisso, io avevo proprio il mio ruolo era fisso, sì, in panchina, io stavo in panchina, io ho fatto 3 anni di scuola calcio, 3 anni di panchina, dovete pensare che mio padre la cameretta me l'aveva portato proprio nella panchina, io stavo là e tutti giocavano e io guardavo la partita, ogni tanto il mister diceva prima o poi toccherà pure a te, passarono i 3 anni, fin quando una volta il mister, io non manco me l'aspettavo, stavo col pigiama in panchina dicendo tanto questo non mi chiama, all'improvviso il mister fa Caravella riscaldati, io ma che è successo, riscaldati, era quasi il primo tempo, stava finendo il primo tempo, Caravella riscaldati che al secondo tempo vai, finisce il primo tempo, tutti vanno agli spogliatoi, io continuo a riscaldarmi, erano 20 minuti che mi stavo riscaldando, inizia il secondo tempo, Caravella riscaldati che tra poco tocca a te, finisce 50 minuti, Caravella riscaldati, continuava a riscaldarmi, cara signore, all'89 minuto il mister fa cambio, chiama Caravella, sei pronto? Sì mister, io sono proprio tutto riscaldato. Bravo, vamo a comprare le sigarette che la partita è finita. Comunque, io devo dire una cosa, che da quel momento ho capito che lo sport è fondamentale e mi iscrissi in tutte le palestre possibili e immaginabili, belle le palestre, che poi vai in palestra e lo sport non è più come prima. Adesso ci sta il body pump, il body balance, il body attack, il body fitness, praticamente c'è un body tutto, l'importante è che quando tu arrivi devi fare qualcosa, anche perché quando arrivi in palestra c'è qualcuno che ti fa capire che lo sport è fondamentale, gli istruttori. Tu vedi, queste strutture stanno tutte così, vicino agli specchi, e dalla mattina alla sera, invece di calcolare quello che stai facendo, si guardano allo specchio e fanno le loro mosse, e tu cerchi di diventare come loro. E diciamo che io sto ancora aspettando di diventarlo. E questo era lo sport, ma a parte tutto, lo sport è salutare. Ciao.